Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo della valutazione dei beni tangibili a fini assicurativi e ne parliamo con Roberto Zamboni, Managing Director di Duff & Phelps Italia e Alessandro Soma, Energy Director di Aon. Benvenuti. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Quello che dobbiamo vedere oggi è capire intanto quante piccole e medie imprese fanno questa stima del valore dei beni che possono essere fabbricati, immobili e beni appunto tangibili dell'azienda e vedere quante sono le piccole imprese assicurate e capire anche quali possono essere le criticità nella stima del valore dei beni tangibili e quali sono i punti più difficili da affrontare. Bene, vediamo intanto la situazione italiana. Allora, cominciamo col dire che per beni tangibili, da un punto di vista assicurativo, si ritengono per tali le immobilizzazioni materiali che, come giustamente detto, riguardano i fabbricati, i macchinari e le attrezzature. Sono quelle componenti che concorrono alla determinazione di parte diciamo, del patrimonio dell'azienda, che hanno una loro determinazione rilevante ai fini della generazione, dello sviluppo dell'attività e quindi che è l'interesse dell'imprenditore o dell'azienda preservare da qualunque evento esterno o interno che possa comprometterne l'utilizzo e la continuità poi dell'attività stessa. C'è una generale sottovalutazione di questo problema, che è legata da un lato alla necessità di dotarsi di una idonea copertura assicurativa, e dall'altro invece alla corretta valutazione del bene. E secondo me questi due aspetti, diventano, diciamo, molto visibili nel momento in cui c'è un sinistro, perché si entra in una controversia dove c'è da un lato l'assicurato che si attende di ricevere un indennizzo che dal punto di vista dell'assicuratore sproporzionato e assolutamente incoerente anche nel rispetto di quelle che sono le disposizioni della normativa di riferimento, in assoluto non riconoscibile. Quindi c'è un disallineamento tra l'attesa e l'effettivo indennizzo che può essere ottenuto. Quindi abbiamo detto che le piccole e medie imprese in Italia sono in poche, relativamente poche, insomma, a vedere e stimare i propri beni Sì, tangibili. dalle ultime indicazioni che dà il l'Istat, le aziende piccole, medie e grandi, che hanno oltre 50 addetti in Italia sono circa 25.000. Di queste 25.000 aziende, soltanto 5.000 in realtà utilizzano la stima assicurativa, secondo la nostra esperienza, perché non è ancora completamente diffuso, lo strumento, nonostante sia assolutamente uno strumento efficace, perché dà la possibilità agli assicurati e agli assicuratori di avere l'indicazione della somma corretta da assicurare. Come diceva il dottor Soma, questo consente di evitare la regola proporzionale, che è il baco più importante nella struttura della polizza assicurativa. Perché nel momento in cui l'azienda è sottoassicurata, perché probabilmente utilizza i costi storici per assicurarsi, se non addirittura i netti contabili, sicuramente nasce una sottoassicurazione. Nel caso in cui c'è un sinistro, evidentemente la compagnia assicurativa dà una liquidazione che è proporzionale alla sottoassicurazione. Quindi anche in caso di sinistri piccoli, medio, grandi, ci sarà un danno alla possibilità di avere la somma di rimpiazzo e ricostruzione a nuovo dell'impianto danneggiato. Quindi cerchiamo di capire come viene fatta la stima del valore dei beni tangibili nei due aspetti che aveva sottolineato prima. Allora, io faccio una premessa, c'è una indicazione forte che ci deriva da diciamo, diffusa opinione delle PMI, secondo cui il valore che loro ritengono di dover segnalare, come diceva giustamente il dottor Zamboni, è quello contabile. Questo
Quello contabile iscritto al libro cespite è il costo che l'azienda ha sostenuto per quel bene, ma non si trasforma o non si traduce, meglio ancora, nell'indennizzo a cui l'azienda ha diritto nel momento in cui c'è un sinistro. Anche se noi dovessimo considerare la deduzione di tutte le quote di ammortamento o dell'obsolescenza tecnologica, il valore che ne deriva è totalmente disallineato rispetto alla risposta che deve dare un'idonea copertura assicurativa, perché l'assicurazione deve rimettere l'assicurato nella condizione di poter lavorare con le stesse capacità. Quindi il bene può essere valorizzato o a nuovo, quindi a ricostruzione o a rimpiazzo nuovo, vuol dire che il bene deve essere ricostituito o sostituito con uno avente le stesse caratteristiche di efficienza e di resa, non necessariamente lo stesso, ma sicuramente deve poter funzionare e lavorare nello stesso modo, oppure allo stato d'uso, vuol dire che allora c'è una maggior linearità rispetto al costo storico, perché il rischio è considerato inattivo, il bene non sta funzionando, magari è stato messo a stock o a magazzino per un certo periodo e quindi non è utilizzato. Se non si rispettano questi due criteri di valorizzazione, che sono invece alla base della stima, ci si trova nella condizione di aver sottostimato, e come diceva il dottor Zamboni è pericolosissimo secondo quanto dice il codice civile, il valore del bene, o addirittura sovrastimato, nel qual caso l'assicurato si trova nella spiacevole situazione di pagare un premio inutilmente maggiore a fronte di un diritto all'indennizzo che rimane inalterato. Però in un periodo come quello attuale, in cui la tecnologia sta completamente trasformando i beni utilizzati dalle imprese per produrre, questo rende facile riuscire a sbagliare, cioè sbagliare delle stime. Assolutamente sì. La scommessa è proprio quello di rimanere agganciati alle aziende che ad esempio stanno seguendo gli investimenti nel 4.0. Queste aziende sono sicuramente la punta dell'iceberg delle aziende in Italia, stanno continuando a investire in tecnologia e quindi il fatto di riuscire a intervenire per determinare, come si diceva, la corretta somma da assicurare su impianti che sono tecnologicamente evoluti, quindi anche con una compagnia, con una compagine di software e di hardware molto elevata, tecnologicamente molto interessante, permette di poter seguire annualmente gli investimenti e dare l'indicazione della somma da assicurare adeguata, perché evidentemente investire in software e quindi in tecnologia e automatizzazione, la caratteristica che deve essere seguita è proprio l'obsolescenza, che è velocissima, perché il software evidentemente già dopo un anno deve essere comunque rivisto, integrato e tenuto sotto controllo proprio per adeguare gli investimenti che in 4.0 sono veramente elevati in questo momento. Quindi il fatto di avere questo collegamento diventa fondamentale. Assolutamente sì, ed è il motivo per cui un tempo c'era un processo di accreditamento delle società di stima, adesso che le società di stima sono un numero molto ridotto, c'è una rosa di 5-6 operatori riconosciuti come professionisti del settore, questi sono tutti riconosciuti come partner che le compagnie di assicurazione accettano, e nel momento in cui c'è una stima prodotta a vantaggio dell'assicurato, l'assicuratore prende quella valorizzazione per buona 9 volte su 10 senza andare a contestarne il contenuto, quindi nel momento in cui c'è un sinistro la valorizzazione è anche molto più rapida, che porta di conseguenza alla determinazione di un indennizzo più sicuro. E sono delle valorizzazioni che possono anche cambiare nel tempo. Assolutamente sì, infatti nel contratto che si crea tra la società assicurata e la società di stima viene previsto un aggiornamento annuale, proprio per poter dare l'update dei valori anno per anno, perché evidentemente, come si diceva, il costo storico invece va a deteriorare il valore della somma assicurata. Quindi, oltre alla prima fotografia, che viene chiamata prima stima, vengono tenuti e aggiornati i valori della somma assicurata ogni 6 mesi o ogni anno,
in modo da dare sempre alla compagnia assicurativa il valore più corretto. Ecco, supponiamo che il bene si guasti all'ultimo anno, in cui è prevista la stima, che cosa succede in quel punto? Allora, la stima ha una valorizzazione che, come diceva il dottor Zarmoni, viene mantenuta valida a meno che non venga aggiornata nel tempo e quindi si ritiene che l'ultimo valore che è stato dato all'interno della stima sia quello realistico, utilizzabile per la determinazione dell'indennizzo a cui ha diritto l'assicurato. Nel momento in cui ci trovassimo di fronte all'ultimo anno di vita del bene, parlo di ciclo di vita utile piuttosto che invece di ciclo di ammortamento, quindi di vita contabile, il valore che l'assicurato spesso ritiene di dover attribuire al bene è quello più prossimo allo zero perché il bene contabilmente non ha più valore oppure ha finito di avere la sua destinazione per utilizzo. In realtà la stima può dire un numero completamente diverso perché la finalità della stima che sta dietro ad un'assicurazione è quella di permettere sempre, in ultima analisi, all'assicurato di poter continuare ad utilizzare il bene come avrebbe fatto, se non si fosse verificato il sinistro. Quindi sono proprio due logiche completamente diverse e spesso l'assicurato, se ne dimentica o non è pienamente consapevole. Ecco, nella continuazione appunto aziendale, si prevede anche la sostituzione anche alla fine dell'ammortamento del bene Certo. in una stima, si può prevedere? Sì, si può prevedere e viene addirittura prevista e indicata annualmente, perché in realtà non si può sapere quando l'azienda decide di sostituire l'impianto, il macchinario, l'attrezzatura. E quindi il passaggio interessante della perizia, della stima, è proprio quello di fornire annualmente il teorico investimento nuovo per sostituire il bene. Quindi questo dà la possibilità all'azienda di tenere comunque sotto controllo il tasso di investimento per un rimpiazzo di un impianto simile, come diceva il dottor Soma, per caratteristiche economiche. L'ulteriore passaggio interessante, la scommessa in realtà che stiamo cercando di far passare in questi anni, è quello di agganciare la somma da assicurare sugli impianti macchinari, quindi sugli asset industriali, anche un'indicazione della possibile perdita economica. Il dottor Somma diceva prima l'interruzione di esercizio, no? Perché l'assicurato ha sicuramente in animo la voglia di rimpiazzare fabbricati e macchinari, ma la vera preoccupazione è quella di non poter ripartire. E quindi quello che fa lo stimatore è anche quello di cercare di dare un'indicazione di quella che potrebbe essere, nel caso di un sinistro, la perdita di margine economico di contribuzione. Ecco, vediamo da questo punto di vista quali sono le maggiori criticità. Le criticità da questo punto di vista sono legate agli indicatori economici, quindi di conto economico, che l'assicurato rende disponibili. Spesso e volentieri nell'ambito delle PMI si parte da valorizzazioni semplicistiche perché tante volte ci si trova di fronte a realtà che hanno un bilancio di per sé semplificato, quindi non sono tanti gli indicatori o i valori che sono utilizzabili o analizzabili, non c'è neanche una piena consapevolezza di quali sono i costi sopprimibili e di quelli invece insopprimibili a cui l'azienda va incontro e che deve sostenere anche nel momento in cui l'attività rimane ferma. Quindi ci sono innanzitutto questi parametri che devono essere condivisi ed analizzati e questo vale sia per una società di stima che per noi come broker dobbiamo accompagnare i nostri assicurati nella determinazione di quali sono i parametri più corretti da prendere in esame. E poi c'è un altro aspetto che è legato alla tipologia di importo che vogliono assicurare, quindi qual è la forma reale della copertura, se ad esempio si vuole utilizzare il margine di contribuzione che è un parametro, piuttosto che invece la loss of profit che è un altro parametro, piuttosto che una forma più semplificata che è quella della copertura dei costi fissi o addirittura una forma ancora più semplificata che viene utilizzata in alcune aziende che hanno magari delle caratteristiche molto semplici che è quella della diaria.
Quindi ci sono alcuni aspetti che vanno ovviamente presi in esame e che mutano diciamo, sia la valorizzazione dell'esposizione economica, sia poi il contorno o la veste che deve assumere la copertura assicurativa nel momento in cui viene implementata. Ci sono aspetti che rendono diversificate moltissimo le stime. Certo. Dottor Somma ha citato più di una caratteristica, più di una metodologia di assicurazione della business interruption, no? I danni indiretti sono in realtà il rischio che viene più percepito dagli imprenditori. Una ricerca che annualmente fa Allianz, che è l'Allianz Barometer, dà come primo rischio percepito nel mondo la business interruption. In realtà c'è un passaggio, forse nell'ultimo anno, del cyber risk, però il vero vulnus è percepito come l'interruzione di esercizio. In Italia la caratteristica, la procedura di calcolo dell'interruzione di esercizio è normalmente il margine di contribuzione, perché evidentemente il bilancio viene steso secondo le caratteristiche della contabilità italiana. La loss of profit invece è un po' una fotografia del mondo anglosassone, quindi in Italia si preferisce fare una stima di interruzione di esercizio col margine di contribuzione, che dà l'indicazione di quanto economicamente si potrebbe perdere nel momento in cui ci fosse un interruzione di esercizio che prosegue per alcune settimane o alcuni mesi. Ecco, da questo punto di vista diventa importante anche per un assicuratore crearsi una serie di informazioni che provengono anche da operatori diversi. Sì, qui entriamo in un tema che è diventato di grande attualità, che è quello della raccolta dei dati. È un tema che sta diventando via via più importante per tutti gli operatori del settore assicurativo, perché quanto più è la massa dati e informazioni ottenuta dal mondo assicurativo, dagli assicurati, dagli operatori professionisti che rappresentano il mercato, tanto più precisa è la fotografia e la misurazione di certe esposizioni. Quindi il big data è un tema sul quale oramai le principali compagnie di assicurazioni, le principali società di brokeraggio investono annualmente centinaia di milioni di dollari per affinare i contenuti delle analisi che vengono fatte sia sul portafoglio di proprietà o diciamo gestito dalle aziende, ma anche sulle informazioni che possono essere di dominio pubblico, quindi all'interno della comunità assicurativa condivise tra i vari operatori. Questo perché una volta che si utilizzano questi strumenti si è in grado di, non dico arrivare a predire qual è il trend di certe esposizioni, ma determinare sicuramente con un'elevata precisione qual è il punto di break-even tra assicurazione coerente e assicurazione sbilanciata, quindi sovra o sottoassicurazione, che porta poi a esposizioni non volute da parte dell'assicurato. Quindi diventa importante creare una piattaforma tecnologica molto ampia. Sì, il problema delle informazioni, dei dati forniti, in questo caso una società di stima, è assolutamente importante e fondamentale, perché i dati corretti, chiari, informati consentono di realizzare la perizia, un percorso di valutazione robusto, perché nel momento in cui ci dovesse essere un sinistro, evidentemente, come si diceva prima, il perito liquidatore della compagnia deve avere la garanzia che i valori indicati in polizza siano corretti. Dalla nostra esperienza negli ultimi 20-30 anni in realtà non ci sono state contestazioni significative tra la somma assicurata e il valore che poi il perito liquidatore prendeva per far partire il processo di liquidazione. Questo perché la società di stima in realtà riclassifica in maniera
a volte anche pesante, le informazioni che vengono fornite dal cliente. Come si diceva, il libro cespiti tendenzialmente è il dato ufficiale dell'azienda che elenca gli acquisti sia in termini economici che quantitativi. In Italia non sono del tutto utilizzabili, devono essere riclassificati, nel mondo anglosassone sono invece molto più certi, però è uno strumento che oramai viene utilizzato da diversi anni e che è possibile comunque rendere plausibile e corretto con un intervento che normalmente viene fatto prima di far partire il processo di valutazione. Quindi tutto questo, il ruolo del broker diventa importante per le imprese per capire anche come si devono muovere. Il ruolo del broker è sicuramente determinante per le PMI e per le aziende in generale, perché fornisce un parere professionale riguardo non solo al tipo di esposizione che rappresenta la fotografia dell'azienda e che quindi deve essere poi tutelato e che si traduce poi nell'acquistare le giuste assicurazioni con le giuste caratteristiche, ma anche nel guidare l'assicurato nel trovare il giusto partner nel giusto momento, perché il mercato assicurativo, che ha vissuto per diversi decenni una fase di decrescita dei tassi e quindi molto favorevole agli assicurati, in questo ultimo biennio ha mostrato un'inversione di tendenza molto brusca. Oggi per assicurare le immobilizzazioni, quindi i fabbricati, i macchinari, le attrezzature, ci sono dei settori merceologici che scontano aumenti sul premio assicurativo da un minimo del 5-10% ad un massimo del 300-400%. Lei capisce che di fronte a un triplicamento o un quadruplicamento del costo della copertura assicurativa, che magari prevede anche un aumento della franchigia, una diminuzione di alcuni limiti o di garanzie, diventa determinante scegliere il giusto partner, perché la relazione di lungo periodo che può essere instaurata con delle compagnie di assicurazione è il differenziale tra dover seguire un atteggiamento, se vogliamo, speculativo o più correttamente, se vogliamo definirlo, di recupero da parte degli assicuratori delle perdite sostenute in passato, rispetto invece ad un atteggiamento di partnership dove l'assicuratore è più morbido nel applicare certi irrigidimenti, perché riconosce che c'è un valore nella relazione che è stata costituita con l'assicurato diversi anni prima, quindi fa una differenza importante qual è il partner che viene prescelto. Non ultimo, c'è anche un tema di come viene protetto il proprio bene, quindi c'è anche un elemento di suggerimento di quello che è il profilo di rischio dell'azienda e di quello che l'azienda stessa può fare in piena consapevolezza per migliorare i dispositivi di protezione attiva e passiva o di prevenzione, diciamo quindi procedurale, per fare in modo che i propri beni siano preservati il più possibile, quindi siano il meno possibile esposti a fattori esterni che possano poi comprometterne l'utilizzo o portare a un danneggiamento. Quindi anche da questo punto di vista il rapporto con l'assicuratore diventa fondamentale, sia per avere dei prezzi contenuti, diciamo, ma anche per dimostrare che comunque si fa di tutto per riuscire a preservare i beni. Esatto, il fatto di dare l'incarico a una società di stima per la valutazione dei propri asset è già un'indicazione forte del fatto che l'azienda, l'imprenditore, vuole assolutamente lavorare con il broker e la compagnia assicurativa per tutelare i propri beni, per pagare il giusto premio assicurativo e per avere la garanzia di far ripartire l'azienda in caso di sinistro. Questo è un sistema che comunque garantisce gli interessi di tutte le parti, perché evidentemente la velocità poi di liquidazione e la corretta liquidazione economica del sinistro va a vantaggio di tutti i soggetti. Bene, se dovessimo dire quali sono le prossime sfide in due parole. Ma parto io, sì. E direi che per quanto riguarda una società come la nostra, che è nel mercato delle stime da oramai 50 anni,
La sfida è quella di riuscire ad avere strumenti informatici, software che riescano nella maniera più rapida e informata il risultato della perizia. Quindi noi stiamo cercando di progettare sistemi con l'iPad, ad esempio, che ci consente di dare, oltre all'inventario e alla valutazione, anche fotografie e filmati dell'azienda, in modo da dare ulteriori informazioni e garanzie all'assicurato e all'assicuratore e dare, e concludo, come dicevo, l'informazione anche economica sull'eventuale business Quindi interruption. più tecnologia e informazione. Sì. Per quanto riguarda un broker, sicuramente la sfida che abbiamo raccolto oramai da tempo è quella di cambiare la percezione che gli assicurati hanno del broker da mero provider di prodotti assicurativi che va a reperire sul mercato la soluzione al minor costo e al miglior diciamo, rapporto di qualità con una figura professionista che dà una consulenza a 360 gradi sui rischi che interessano l'azienda. Quindi non più un provider di prodotti, ma un partner che trasferisca attraverso la propria competenza informazioni precise sulla fotografia che l'azienda esprime in termini di rischio, di cui deve essere pienamente consapevole, e che accompagni a sua volta poi l'assicurato nella selezione dei migliori prodotti, perché alla fine bisogna sempre ricordarci che l'assicurazione rimane l'ultima soluzione da dover raccogliere nel momento in cui il rischio è insopprimibile e insopportabile. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Roberto Zamboni, Manager Director di Duff & Phelps Italia, e Alessandro Soma, Energy Director di Aon. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di New Insurance qui sulle Fonti TV.